La scienza ospita oggi il Campania Digital Summit, è una iniziativa importante che fa il punto su quella che è la cultura digitale, l'innovazione digitale, le autostrade lungo le quali camminano i dati e la fruibilità a disposizione dei cittadini. Dobbiamo fare ancora alcuni passi in avanti, specialmente rispetto a quelle che sono la cultura digitale, ma diciamo noi siamo ottimisti che questo si riesca. Sì, è un piacere essere oggi qui a Città della Scienza per questa terza edizione. Siamo passati dall'area orientale, come giusto che sia, all'area occidentale. Oggi abbiamo raccontato i principali risultati che abbiamo raggiunto in questi anni sul tema digitalizzazione, innovazione e digitalizzazione, e in particolare sui tre grandi pilastri, quindi dalla connettività, i risultati, a che punto siamo sul nostro piano banda ultra larga, che è la connettività del nostro sistema dei comuni, su cui siamo a buon punto, e poi le nostre principali piattaforme, i nostri ecosistemi dove tutti gli investimenti ricadono, in particolare un focus sulla sanità, che insomma è il settore su cui anche purtroppo grazie al Covid siamo riusciti a fare dei risultati veramente straordinari. La nostra piattaforma Sinfonia, che era la nostra piattaforma diciamo di contatto tra gli utenti, tra i beneficiari e l'amministrazione, si è arricchita del nuovo portale Salute del Cittadino, il focus sui trasporti, e quindi abbiamo presentato il nostro nuovo programma veramente strategico, che è l'Intelligent Transportation System, con una nuova connettività su circa 400 km, una nuova rete di proprietà pubblica regionale su cui verranno montati 1800 access point per erogare servizi che vanno non solo dedicati al mondo dei trasporti, quindi al viaggiatore, l'experience, ma le informazioni, anche le utility e la sicurezza, ma anche servizi per la cultura, per gli ospedali, insomma 400 km abbracciano e toccano tutto il territorio. Le novità della nostra piattaforma sulla cultura e gli sviluppi poi del polo della multimedialità e degli audiovisivi che la regione sostiene per dare anche un nuovo respiro sempre più internazionale all'attrattività del nostro territorio, che come sappiamo è sede sempre più frequente di film, location, serial, insomma abbiamo avuto tantissimi premi su questo, insomma la Campania piace e la Campania è innovativa, piace ancora di più. Beh, per noi è diventato un elemento fondamentale per completare il processo di fruizione per quanto riguarda l'offerta culturale della nostra regione. La piattaforma che abbiamo creato con un forte investimento voluto dal presidente De Luca è un investimento che vede predisporre e preparare il viaggio del visitatore prima, durante e dopo. Oggi presenteremo quindi i prodotti che si sono realizzati in questo grande investimento, questo grande contenitore, e cominceremo a vedere effettivamente quanto può essere utile anche dal punto di vista didattico, non soltanto dal punto di vista del visitatore e del turista in quanto tale, ma anche quanto ha aiutato studiosi, ricercatori e studenti per una nuova modalità didattica e di conoscenza del patrimonio culturale. Per quanto riguarda Città della Scienza, questo è un momento estremamente importante, in quanto è il momento di lancio del nostro progetto Manifattura Campania dell'Industria 4.0. È il progetto che potrà portare slancio a quello che è il sistema di relazione tra la domanda e l'offerta, specialmente per le piccole e medie imprese e anche per quelle artigianali. Quindi noi, come oggi pomeriggio andremo a declinare durante la presentazione del progetto, avremo un parterre di tutto rispetto per far comprendere come tutte le aree di know-how, sia per quanto riguarda chi lo riceve che per quelli che lo pongono a disposizione,
persone potranno mettere a sistema le loro capacità. In particolare voglio segnalare il rafforzamento dei nodi regionali di competenza, che sono quelli universitari, che con il nostro progetto andremo fortemente a rinforzare, in particolare quello di Salerno e di Napoli. La Città della Scienza è il luogo deputato a a rendere chiari questi progetti, ad implementarli e a farli propri per certi aspetti. In questo momento si sta presentando un progetto importantissimo per Città della Scienza sulla manifattura 4.0. Stamane si è parlato di sanità digitale e diciamo che col Covid la digitalizzazione nella sanità campana ha avuto un enorme salto in avanti. Da fare invidia, tale da essere invidiata dalle altre regioni, nel senso che veramente siamo avanti. Oggi è possibile sull'app, per esempio, scrivere un piano terapeutico, è possibile su un telefonino ricettare o inviare ricette, cioè voglio dire, questo significa facilitare il compito dei nostri cittadini, questo significa diffondere salute in ultima analisi, in modo poco impegnativo per la gente, in modo una sanità che va a casa. Ovviamente si dovrà fare tanto ancora, però certamente i risultati ottenuti sono già buoni. Si sta lavorando al fascicolo sanitario elettronico, a breve lo avremo e questo significherà risparmiare risorse, che è un fatto fondamentale, significa consentire a tutti gli attori della sanità di verificare in tempo reale le condizioni di un paziente, significa mettere al centro il cittadino. Beh, l'evoluzione è dovuta a quello che è successo. Abbiamo attraversato un periodo drammatico, il periodo della crisi pandemica, che ci ha segnato profondamente, ma ha segnato anche una incredibile accelerazione dello sviluppo tecnologico, forzato dall'esigenza evidentemente di lavorare da remoto. E questo naturalmente ha significato tutte le tecnologie nella sanità, per esempio di teleassistenza, di teleconsulto, la telemedicina, nella pubblica amministrazione l'esigenza di semplificare e sviluppare la possibilità di lavorare da remoto, all'interno delle imprese tutto il tema dello smart working, che segna in modo indelebile lo sviluppo della modalità di organizzazione delle imprese e del lavoro. Si citava adesso che il 60% delle imprese stanno andando strutturalmente ad avere una parte significativa della loro forza lavoro che lavora in smart working. E quindi in realtà il mondo è diventato ibrido. E il mondo è diventato ibrido e è fondamentale il digitale per riuscire a gestire questa ibridità.